Prosegue anche oggi Spazium, la manifestazione riservata al Pino Bianco con una giornata dedicata alle degustazioni. Dalle 16 alle 22 presso la cantina San Michele a Piano il pubblico potrà conoscere oltre 120 tipi di Pino Bianco accompagnati da specialità gastronomiche preparate dallo chef stellato Herbert Hintner. Contemporaneamente sono previste due degustazioni guidate masterclass. Ieri invece è andata in archivio con un tutto esaurito la prima giornata di Spazium. Al convegno di livello internazionale, oltre a produttori di vino dell'Alto Adige, hanno partecipato esperti provenienti da Germania, Francia e Austria. Questo simposio è proprio il primo passo e il futuro portiamo avanti sicuramente insieme questo progetto e facciamo vedere che il Pino Bianco è conosciuto in tutto il mondo, va anche, insomma, la produzione non è solo nell'Alto Adige, ma noi abbiamo la prima competenza, noi siamo proprio il centro del Pino Bianco e questo fa anche un po' onore, ma dobbiamo lavorare anche su questo progetto. Momento clou della manifestazione, la tavola rotonda dal titolo Pino Bianco Quo Vadis, alla quale hanno preso parte numerosi viticoltori, tra cui Gianni Fabrizio, curatore della guida Gambero Rosso, e Frank Smalders di Master of Wine. Dopo il successo ottenuto da vitigni più, diciamo così, più esotici come il Gewürztraminer, adesso è il turno del Pino Bianco, forse anche più adatto alla tavola rispetto al Gewürztraminer e quindi più adatto a quello che è la nostra abitudine di consumo del vino, di bere vino a tavola, almeno noi mediterranei, noi italiani si beve così, quindi ecco perché è molto 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 bello quello che sta capitando del Pino Bianco, che arriva anche sulle tavole degli italiani, anche grazie a una qualità media che è cresciuta, anche grazie ad ettari vitati che sono un po' più abbondanti di una volta. Spazium Pino Bianco è organizzato dall'Associazione Vineum a Piano in collaborazione con il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Limburg e con l'Associazione Turistica a Piano.